Benvenuti al nostro spazio informativo settimanale del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Questa edizione è dedicata esclusivamente al tema della ricostruzione e alla risoluzione approvata nella seduta del Consiglio straordinario di martedì. Risoluzione che impegna la Regione a sollecitare il Governo a definire un quadro finanziario per la ricostruzione e ad attivare misure legislative urgenti per la modifica della legge sulla spending review, così da consentire, dunque, la copertura immediata di 1 miliardo di euro per L'Aquila e i comuni del cratere, fondi da individuare tra i 6 miliardi assegnati all'Emilia-Romagna e che verranno restituiti appena saranno erogati quelli già previsti per l'Abruzzo. A tal proposito è arrivata la proposta dei due vicepresidenti del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis e Giovanni D'Amico. Ascoltiamo. Perché consente di avere quel famoso 1 miliardo in tempo reale che è necessario per la realizzazione degli interventi previsti quest'anno, è assolutamente fondamentale. Se è vero come è vero che c'è il tiraggio, cioè l'utilizzazione dei fondi che non può essere sviluppata, parlo dei 6 miliardi dell'Emilia Romagna, nell'arco di 1, 2, 3 anni, quindi naturalmente come lo è stato per noi vale anche per loro, avendo loro la possibilità di utilizzare con un rata di mutuo, con cassa depositi e prestiti per 25 anni, 450 milioni anno di spesa autorizzata massima, una quota parte, proprio perché non possono spendere nell'arco di 2 o 3 anni, ci vorrà di più, può essere utilizzata con una piccola modifica della legge che istituisce questa possibilità, quindi la legge sulla spending review, articolo 6, articolo 3 bis, comma 6, una piccola modifica, un piccolo emendamento immediatamente che utilizzi una quota parte di questi 450 milioni, 60, 70, 80, quello che sarà necessario per il 1 miliardo aquilano. Io credo ce ne siano le condizioni, in ragione anche di un governo di larghe intese che dovrebbe proprio avere una visione complessiva dei problemi e qui generare un atto di solidarietà tra le due regioni per risolvere il problema immediato del 1 miliardo disponibile. Quello che noi chiediamo anche di sanare in prospettiva è una differenza fondamentale nella legislazione per l'Aquila, che i soldi arrivano dopo. In tutti i casi di ricostruzione, inclusa l'Emilia Romagna, i soldi sono arrivati con un mutuo dello Stato prima, poi con calma si sono fatte le leggi e le regole per la ricostruzione, per fare una buona ricostruzione. Ecco, credo che dall'anno prossimo, visto che ieri l'Unione Europea ha allentato anche i vincoli di finanza pubblica dal 2014, bisognerebbe prevedere anche per l'Aquila un dispositivo definitivo per cui le risorse siano tutte subito disponibili fino alla fine del processo di ricostruzione. Adesso ascoltiamo i consiglieri regionali che sono intervenuti nel dibattito. Tra gli altri abbiamo intervistato l'onorevole Giovanni Lolli, uno dei politici aquilani impegnati nella ricostruzione dell'Aquila, e il presidente della giunta regionale, Gianni Chiodi. Il consigliere del Partito Democratico, Giuseppe Di Pangrazio, uno dei promotori del Consiglio straordinario sulla ricostruzione, chiede un intervento della Regione Abruzzo per individuare, attraverso un pacchetto di norme, le linee guida per riqualificare la città aquilana. Da oggi a 4 anni di distanza noi diciamo, ma questo oramai da anni, che la Regione Abruzzo dopo il commissariamento deve partecipare subito in maniera attiva con una normativa regionale in aiuto e come contributo alla ricostruzione e riqualificazione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere. Lì serve probabilmente intervento anche nazionale dove a fronte di questa emergenza dove serve circa 1 miliardo si faccia qualche cosa. In tal senso stiamo predisponendo un emendamento da consegnare poi ai nostri parlamentari di tutte le parti politiche affinché possa intervenire in qualche modo per far arrivare questi soldi, altrimenti la ricostruzione si blocca e si ferma. Per il consigliere del PDL, Luca Ricciuti, nonché presidente della seconda commissione, è importante in questa fase superare gli steccati ideologici per avviare la vera ricostruzione della città dell'Aquila. Abbiamo risposto pesantemente quando abbiamo visto qualcuno utilizzare il tema della ricostruzione per questioni e fini politici. Questo è un qualcosa che non abbiamo mai fatto e non consentiremo mai a nessuno di farlo, perché in quel caso poi saremmo costretti a ricordare come governi diversi si siano comportati e atteggiati rispetto alla ricostruzione. Bisogna redigere un piano strategico per orientare la ricostruzione. Lo chiede l'assessore aquilano Gianfranco Giuliante, che chiede inoltre anche norme mirate alla semplificazione della burocrazia, oggi considerata una grave patologia per la ricostruzione. Io ritengo che ci sia stata una
buona capacità di interpretare e risolvere i problemi dell'emergenza nell'immediato. Siamo diventati un'ipotesi di scuola, in altre circostanze per 10 anni i cittadini sono stati nei container, qui nel giro di pochi mesi si è creata una condizione perché parte della popolazione potesse tornare in case dignitose. Dopo questo però non è pensabile né possibile che si continui a tergiversare con vischiosità normative e burocratiche che stanno bloccando gli imprenditori e i cittadini che vogliono tornare a casa, ma soprattutto senza un disegno strategico che tenga conto dell'Aquila città-territorio e che quindi faccia riferimento al capoluogo ma anche a tutti i comuni del cratere. Per il consigliere Lucrezio Paolini, esponente d'Italia dei Valori, i ritardi nella ricostruzione sono annidati nella mancanza di comunicabilità tra il governo centrale e gli enti locali. Che credo che questo sia l'elemento che ha ritardato il processo di ricostruzione che deve essere inevitabilmente veloce, snello. E noi consiglieri regionali questo abbiamo avvertito sostanzialmente, e cioè che gli organismi che avrebbero dovuto dialogare fra loro non sono stati in grado di farlo, e la politica in questo caso è stata carente proprio su questo fronte. Per i consiglieri Gino Milano, Centro Democratico, e Berardo Rabbuffo, Future Libertà, il commissariamento ha causato la paralisi della ricostruzione dell'Aquila e dei centri colpiti dal sisma. Ascoltiamoli. Il commissariamento è una realtà che sta davanti agli occhi di tutti dal 7 aprile fino al settembre del 2012. Ed è stata occasione di polemica e scontro tra le parti, ma che comunque ha oggettivamente esautorato il Consiglio regionale da una possibilità di intervenire. Ripeto, rispettando il dettato costituzionale previsto dall'articolo 117, che prevede sul governo del territorio, particolarmente quanto interessato da eventi drammatici come quello fatti dall'uomo o fatti dalla natura, insieme alla protezione civile parla di legislazione concorrente. Noi non abbiamo concorso a nulla. Mi dispiace che nella tanto vituperata Prima Repubblica, in pochi mesi, nel terremoto dell'Irpinia dal 1980, era il novembre, già nel marzo successivo ci fu un decreto legge poi convertito in legge del maggio. Noi dopo 4 anni invece, non dopo 6 mesi, siamo ancora a parlare di una legge che avrebbe potuto indirizzare meglio in Abruzzo la ricostruzione, cosa che è mancata anche negli altri territori. C'è un cratere che porta gravemente i segni, c'è però anche una zona esterna al cratere in cui tanti piccoli interventi sarebbero necessari, e tutti questi sono stati lasciati in balia dei singoli senza nessun coordinamento legislativo. L'assenza delle risorse economiche è il vero male della ricostruzione. Lo sostiene il consigliere di Sinistra Ecologia e Libertà Franco Caramanico, che torna a chiedere anche l'istituzione di una tassa di scopo. Ma io vorrei concentrare l'attenzione solo su un dato, secondo me, che è quello fondamentale e quello che sta mettendo in imbarazzo pure l'amministrazione comunale: la questione dei fondi. In questo terremoto, contrariamente a quello che succede oggi in Marche e in Emilia Romagna, non abbiamo fondi certi, e allora l'unica possibilità per me è quella di insistere per avere una tassa di scopo, per avere un gettito continuo e per fare una programmazione di volta in volta. Il tema della ricostruzione non è stato mai centrale in questa legislatura, lo afferma il capogruppo del Partito Democratico Camillo D'Alessandro, che denuncia anche l'assenza di interventi legislativi dell'Assemblea regionale. Lo doveva essere per l'intera legislatura, e grazie a Chiodi mai il Consiglio regionale ha potuto occuparsi di questa vertenza che è la questione dell'Abruzzo. Come ricostruire l'Aquila, in quali tempi e con quali fondi? Siamo l'unica regione in Italia a cui è capitato un fenomeno del genere, ma siamo l'unica in cui il terremoto ha colpito la funzione, la città capoluogo di regione, per cui doveva esserci quasi un abbattagliamento quotidiano dentro il Consiglio regionale a sfornare leggi speciali per l'Aquila e per il cratere. Così non è stato. L'Emilia Romagna ne ha fatti già 55 di provvedimenti ad hoc. È critico invece il Partito di Rifondazione Comunista sulle azioni che sinora sono state intraprese per la gestione del terremoto in Abruzzo. Il consigliere Maurizio Acerbo.
Beh, innanzitutto smetterla a livello bipartisan di fare sempre gli zerbini del potente romano di turno per cercare di accreditarsi. A mio parere bisogna insistere su quello che noi abbiamo detto dall'inizio, e cioè che ci vuole una tassa di scopo. Aver rinunciato a questa battaglia 4 anni fa è stato un clamoroso errore, come è stato un clamoroso errore accettare la colonizzazione del modello New Town. Il presidente della Commissione speciale sulla ricostruzione, Emilio Iampieri, annuncia che entro la pausa estiva sarà approvata una legge regionale per la ricostruzione del capoluogo abruzzese. Posso dire con grande soddisfazione che siamo sostanzialmente in prossimità dell'approvazione di una legge, io immagino poco prima della pausa estiva. Abbiamo due proposte di legge, una L'Aquila Capoluogo e un'altra misura per il sostegno dell'Aquila Comune del Cratere. Io sono convinto di poter a breve incominciare con delle adozioni serratissime, perché voglio che questa proposta di legge, che sono delle piattaforme aperte, siano integrate con tutto quello che può essere l'ausilio e l'aiuto da parte di quella che è, diciamo, gli ordini professionali, i comitati, quelli che sono sostanzialmente l'ordine degli ingegneri, degli architetti, insomma, che possono sostanzialmente darci un contributo, e subito dopo, insomma, portare prima dell'estate l'approvazione di una legge che possa essere veramente utile all'Aquila e al cratere. Ha partecipato ai lavori del Consiglio regionale straordinario anche l'onorevole Giovanni Lolli, che dalla fase emergenziale sta collaborando con l'amministrazione comunale per la ricostruzione dell'Aquila. Bene, perché la regione ha nelle proprie competenze, ha molto da fare per la ricostruzione, e secondo me è utile che almeno una discussione si sia svolta. Adesso bisogna stare però molto attenti nelle scelte, perché è giustissimo che la regione faccia fino in fondo la sua parte, anzi io lo richiedo che la faccia. Naturalmente evitiamo però di sovrapporre, ancora una volta ci siamo già passati col commissariamento, un ulteriore livello burocratico ai tantissimi livelli burocratici già esistenti, se no anziché aiutare nella direzione essenziale, che è quella di semplificare le procedure, rischiamo di invece spingere nella direzione opposta. Ma insomma, mi rimetto, adesso leggeremo le carte, vedremo le misure che intenderà prendere. Intanto registro come un fatto positivo che si discuta anche a livello regionale di un fatto che è uno dei fatti principali di questa regione. E concludiamo il nostro speciale dedicato al tema della ricostruzione con il presidente della Giunta regionale Gianni Chiodi, che annuncia l'approvazione a breve di una legge regionale sulla ricostruzione dell'Aquila. Parla di una possibile legge regionale che noi non abbiamo avuto la necessità di fare, perché all'epoca, come voi ricorderete, i poteri della protezione civile normativi erano completamente diversi. Poi, per esempio, in Emilia-Romagna invece i poteri della protezione civile erano stati molto ridotti per effetto di una norma intervenuta, poteva intervenire solamente per l'emergenza più stretta per salvare vite umane, e quindi tutto il resto avrebbe dovuto essere regolato attraverso leggi regionali e non attraverso ordinanze. Detto questo, poi mi sembra che la legge regionale dell'Emilia-Romagna sia in pratica si sovrapponga al modello aquilano, sia per quanto riguarda i piani di ricostruzione dei centri storici, che sono contenuti anche nella legge regionale dell'Emilia Romagna, mentre invece qui sono sembrati chissà che cosa, c'è stata grandissima resistenza da parte di alcuni comuni, in particolare di un comune. E poi ci sono tutti il modello, diciamo, della ricostruzione pubblica, della ricostruzione privata, è praticamente sovrapponibile, quindi diciamo che anche il modello finanziario, per esempio quello della Cassa Depositi e Prestiti, che è stato sperimentato per la prima volta in Abruzzo e adesso è nella legge regionale Emilia-Romagna, non potrebbe essere diversamente, perché lì non ci possono essere le ordinanze, perché la legge, ripeto, sulla protezione civile era cambiata quando c'è stato il terremoto dell'Emilia. Detto questo, ho detto al Consiglio regionale che oggi il Consiglio avrebbe la possibilità di innovare profondamente la governance, i sistemi di programmazione, tutto. E naturalmente questo significherebbe dare un giudizio molto negativo di quello che è il modello fino ad oggi che si è organizzato. Però c'è anche la valutazione che potrebbe fare invece una legge di dettaglio per migliorare alcuni aspetti, che però non avrebbero effetti sulle
popolazioni che devono invece vedere di rientrare immediatamente il più presto possibile nelle loro case, e questo però significherebbe anche dare un giudizio sostanzialmente positivo della governance fino ad oggi. Quindi è una scelta complicata che deve fare il Consiglio regionale. Io l'ho rimessa al Consiglio regionale. Io, per come ho visto che si è evoluta la situazione dopo il 31 agosto del 2012, cioè la fine dell'emergenza e il passaggio ai comuni, io credo che si debba innovare profondamente, riacquisendo alla Regione tutti i compiti di quello di programmazione, di gestione delle risorse, diciamo tutto quello che la Costituzione attribuisce alla Regione. Però questo significa ovviamente fare un intervento a gamba tesa rispetto a quello che è. Quindi sarà una decisione che prenderà il Consiglio regionale, però delle due l'una: se fa un intervento di dettaglio, dà un giudizio sostanzialmente positivo su quello che è stato il modello costruito. È davvero tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con il TG Web torna giovedì prossimo.